Deve sedere, si può accomodare, chi deve entrare entra, perché riprendiamo in maniera serratissima perché c'è da cominciare i lavori e su questo saremo intransigenti. Quindi Carla Serratore, se è in sala, ancora non c'è, ok, vai Antonio, prendi posto. Per cortesia in fondo, per cortesia un po' di silenzio che iniziamo di nuovo i lavori. Grazie. Giovanna Solbelli. Buonasera a tutti, sono Giovanna Solbelli e guido un movimento di associazioni che si chiama www.eudonna.it e ho rappresentato e rappresento, credo tuttora, ormai da più di 10 anni, una formazione che vuole, per così dire, ribaltare le quote, quindi una formazione a leadership femminile che ribalta le quote e dice alle donne, anziché pietire le quote rosa, facciamo noi una formazione che possa candidare uomini in quota minoritaria. Questa era la linea di principio che abbiamo seguito e nella quale abbiamo creduto. Ora chiaramente le donne non sono pronte e loro sanno che è molto molto difficile, dovranno passare molte generazioni. Tuttavia io sono qui perché conosco Paolo Maddalena, un galantuomo e uno di quegli uomini che appunto in una formazione come la nostra sono persone da esaltare, da valorizzare, da seguire. Pochi uomini ma giusti, diciamo noi, e Paolo Maddalena è uno di questi. Quindi questo gruppo che lui ha voluto e che lui ha fortemente ispirato, ecco, oggi è qui, mi invita a parlare. Io spero davvero che voi possiate proseguire sul tracciato di Paolo e sono noi, ecco, sono noi, qui, noi, no, noi vuoi anch'io. Ecco, sono qui per augurarvelo e augurarcelo di cuore. Ora, l'articolo 51 della Costituzione, e parlerò solo di questo, è l'unica cosa che le donne hanno, e dico le donne italiane, perché in Europa le pari opportunità sono già non appartengono più alle donne. E in Europa dicono che le donne hanno già raggiunto tutto quello che dovevano raggiungere e quindi le pari opportunità sono per minoranze, disabili, extracomunitari e omosessuali. Noi del nostro gruppo non siamo affatto d'accordo, le donne ancora non hanno raggiunto, ma non per colpa di altri, è un pochino per inadeguatezza, incapacità delle donne di comprendere che nella storia ancora non ci sono le donne, la storia è ancora tutta improntata al maschile e le donne non hanno ancora avuto l'opportunità o non l'hanno saputa cogliere o non è ancora maturo il tempo per poter dire che per fare leggi per le donne ci vogliono le donne, non dobbiamo chiederle agli uomini e i partiti sono tutti a direzione maschile. Naturalmente cosa oggi possiamo fare? Augurarci che i partiti a direzione maschile abbiano nell'organico direzionale figure come Paolo Maddalena e i suoi amici. Dunque l'articolo 51 della Costituzione, caro Paolo, non so se c'è, e cari amici di Paolo, per favore proteggetelo e difendetelo, è l'unica cosa che le donne hanno in Italia ancora. In Europa, ripeto, l'hanno già perduto. Grazie, non Giovanna. È inserito in nessun documento europeo. Questo è tutto. Grazie mille Giovanna. Orazio.